Piacevolissimevolmente è il titolo del carro realizzato dall'associazione Fantagruel per mano di Giovanni Sorcinelli, Narte Jox, e Mauro Chiappa, che andiamo a vedere oggi. Il nostro carro si intitola Piacevolissimevolmente ed è una galleria di caricature che sono distribuite intorno al carro e rappresentano i poeti più importanti della letteratura italiana. Al centro del carro abbiamo la figura di Dante Alighieri, il sommo poeta, che rappresenta un po' la letteratura italiana. Il sommo poeta Dante Alighieri tiene in mano la colomba della pace, che al posto del ramoscello d'ulivo sul becco tiene la penna della scrittura, che è il veicolo che hanno utilizzato i poeti che sono rappresentati intorno al carro. Questi poeti rappresentati intorno al carro sono delle caricature eseguite dai migliori caricaturisti italiani che sono stati contattati da noi e ci hanno gentilmente offerto i loro lavori, le loro caricature meravigliose. Intorno al sommo poeta, in una galleria di autori, abbiamo inserito di una selezione di più importanti autori e poeti italiani. E quindi, oltre a Dante, che è rappresentato in tre dimensioni, è una scultura alta 4 metri, abbiamo selezionato gli autori partendo sempre dal 300, quindi avremo Petrarca, per poi passare all'Ariosto, al Tasso, a Leopardi, Manzoni, fino ai contemporanei Pasolini, Merini e Dacia Maraini. Una galleria estremamente importante di autori che sono raffigurati da grandi caricaturisti, i nostri colleghi che abbiamo invitato e che hanno gentilmente e con entusiasmo partecipato a questo progetto. Sono Nardi, Superbi, D'Agostino, Mora, Martellini, Spadari, Mariani e Ciaramella. Siamo contenti che abbiano partecipato a questo progetto perché le loro opere sono un valore aggiunto a un carro che ha un suo messaggio, che è quello di pace, in un contesto, in un momento storico, internazionale, che sentivamo la necessità di dover rappresentare ed esprimere. E quindi con questo augurio. Quindi vi aspettiamo tutti il 5, il 12 e il 19 febbraio, piacevolissimevolmente al Carnevale di Fano. Vi aspettiamo numerosi. E buon divertimento a tutti.